Si è concluso l'ufficio di presidenza dove si è discusso del DDL Zan. Ecco, ci sono diverse posizioni. Marcucci che dice che è positiva l'apertura della Lega, Grasso che dice che non bisogna stravolgere il testo. La posizione della senatrice Cirinnà qual è? Allora, la mia posizione è la posizione del mio partito, la posizione della mia capogruppo Simona Malpezzi, la posizione del mio segretario Enrico Letta. La posizione del senatore Marcucci, espressa sul giornale Avvenire, è una posizione personale fino a questo punto e non interferisce con le scelte del gruppo PD del Senato. L'ufficio di presidenza che si è appena concluso ha messo a nudo il fatto che il presidente Ostellari voglia portare avanti un vero e proprio ricatto sul testo Zan. Il ricatto è il seguente: io vi taglio le audizioni, ma non vi fisso il termine emendamenti né il termine di chiusura audizioni. Nel frattempo chiedo un tavolo politico per vedere i punti su cui possiamo mediare. Se il tavolo arriva a buon punto, poi l'ufficio di presidenza stabilirà le altre date. Questo è un ricatto, perché il tavolo politico con la destra, che fino a ieri ha detto che il DDL non si doveva neanche discutere, che era divisivo, che non faceva parte dei temi del governo, adesso diventa dirimente ai fini del calendario. Questo è uno strappo ennesimo al regolamento, l'ufficio di presidenza serve a fare i calendari e lui oggi si è rifiutato di farlo. Quindi proseguirete con sulla vostra strada, cioè di portarlo direttamente in aula? Allora, la strada è quella comunque di ogni tentativo possibile, quindi se la mia capigruppo Simona Malpezzi vorrà fare il tavolo con gli altri capogruppi, che si faccia? Ma nel frattempo la Commissione non può essere ancora ostaggio di inutili audizioni e di tempi incerti. Su questo anche il presidente Grasso è stato molto chiaro. Noi dobbiamo chiudere audizioni, discussione generale e termine emendamenti, come richiesto da noi, entro il 29 giugno. Se questa data non sarà fissata e rispettata, noi andremo in aula. Cirinnà, c'è chi dice però insistere sul DDL Zan crea dei problemi al governo perché la destra, diciamo il centro-destra, è stato chiaro nel dire che è un tema sul quale loro non ci stanno. E allora perché Ostellari chiede un tavolo? Se questo è un tema divisivo su cui la destra non ci sta, per quale motivo ci paralizza la Commissione per fare un tavolo e valutare eventuali modifiche? È questa la trappola. Un testo che loro non vogliono viene usato come specchietto per le allodole per far sì che manteniamo bloccata la Commissione. Quindi io vedo sempre più vicina l'aula, ovviamente.